Torneranno regolarmente a scuola due delle quattro maestre della scuola di Biccari accusate a vario titolo di maltrattamenti e violenze su alcuni loro alunni. Il GIP del Tribunale di Foggia ha revocato infatti ogni residuale misura cautelare a due maestre, Ernesta Salandra e Concetta Stampone. Il 15 aprile scorso le quattro maestre sono state coinvolte in un'inchiesta della Procura di Foggia e dei Carabinieri su presunte violenze su alcuni loro alunni. Le quattro avevano avuto gli arresti domiciliari, accuse a cui gran parte della popolazione di Biccari e lo stesso sindaco Gianfilippo Mignogna non avevano creduto, tanto da organizzare alcune manifestazioni pubbliche a favore delle quattro maestre. Il 12 maggio scorso le quattro maestre sono stati revocati gli arresti domiciliari e il GIP aveva lasciato loro solo l'interruzione dei pubblici servizi per la durata di 6 mesi. Oggi per due delle maestre anche questa misura cautelare è stata revocata. Quasi sicuramente la stessa cosa avverrà anche per le altre due maestre. Soddisfatto il legale delle due maestre, l'avvocato Michele Varia, che ha sottolineato che il secondo passo verso la verità è stato compiuto. Un mese fa, con la revoca ai domiciliari, eravamo riusciti a ridimensionare la gravità astratta delle condotte. Oggi, ha detto, vediamo riconosciuta la necessità che le mie assistite tornino a lavorare nell'interesse prioritario degli alunni. Al processo, ha aggiunto ancora il legale, dimostreremo l'assoluta insussistenza delle accuse.